Nella cattedrale di Arezzo, officiata da Monsignor Andrea Migliavacca, i carabinieri del comando provinciale hanno festeggiato la Virgo Fidelis, patrona dell'arma dei carabinieri. La scelta della Virgo Fidelis come celeste patrona dell'arma risale all'11 novembre del 1949, quando Papa Pio XII accolse il voto unanime dei cappellani militari dell'arma e dell'ordinario militare per l'Italia. In Duomo anche un pensiero ed un minuto di raccoglimento in ricordo di Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato, e di tutte le vittime di violenza. È stato un richiamo alle persone che si sacrificano quotidianamente per il bene comune, e poi per Giulia, perché un'altra vittima di violenza gratuita, una vittima innocente. Mi sembrava giusto fare un richiamo, insomma, anche per tutti quanti. Nella stessa giornata, il 21 novembre, si celebra anche l'82esimo anniversario della battaglia di Kulkulber e la giornata dell'orfano. Al termine della messa, infine, un pensiero ai due carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, recentemente rimasti feriti nel corso di un inseguimento. Inseguivano una macchina che aveva compiuto un assalto a un bancomat. Durante l'inseguimento sono usciti fuori strada, sono ricoverati in condizioni, insomma, abbastanza critiche all'ospedale Le Scotte di Siena. Stanno migliorando, però ancora sono sotto osservazione. Devo dire che siamo stati fortunati, forse la mano della Madonna li ha aiutati e li sta aiutando, diciamo, nell'evoluzione del ricovero.